Dici che non vedere i capelli siamo in arrivo. Però stasera ragioniamo di come, ecco, vogliamo un risultato di quelle cose che non sono risultati umani. Perché il problema di vincere il vento e l'aria piano nasceva dal fatto che quando ci siamo messi a lavorare su questa questione e di riuscire a valorizzare le case fatte risanando con la zona. Poi sulle cose che ci facevamo ci discutevamo. Noi questa sera siamo qui per dire, siamo a un passo di realizzare alcune cose. Io credo che insieme dobbiamo vedere subito come utilizzare. Domani, se ci sono altre condizioni, insieme alla CISA, io pregherei insieme a tutti, perché è un fatto importante esserci, perché se non ci siamo, perché non basta solo guidare o salire sull'albero. Perché libertà significa partecipare, ma lasciare anche gli altri che partecipano. Allora, su questo credo che abbiamo un dovere. Questa è la Valpo Cera, è una grande zona. E noi abbiamo dovere di luce da qui a valorizzare e pulire. Vi ringrazio. Grazie.